L'azione di quartiere è un progetto che viene da lontano perché è stato come dire, programmato dalla precedente amministrazione comunale in collaborazione con la Regione Toscana, in particolar modo con l'assessorato che si occupa anche della sicurezza urbana, che da diversi anni mette a disposizione dei comuni e degli enti locali dei contributi per progetti di riqualificazione urbana che in qualche modo abbiano lo scopo di rendere più vivibili, più sereni e armoniosi i quartieri delle nostre città. Anche il Comune di San Giovanni Valdarno ha aderito più di un anno e mezzo fa a questo progetto e adesso appunto finalmente questo progetto muove i primi passi. Per me è una soddisfazione perché un anno e mezzo fa l'ho seguito come consigliere regionale, oggi ho l'occasione e l'opportunità di poterlo presentare come sindaco di San Giovanni Valdarno. Il quartiere interessato è il quartiere del Ponte alle Forche Porcellino. L'assessorato regionale che si occupa appunto di sicurezza urbana ha inserito questo progetto come progetto pilota perché ha riguardato soprattutto città di dimensioni più grandi, quindi Livorno, Prato. Il nostro è l'unico comune di queste dimensioni che è stato interessato da una progettualità di questo tipo. I partner di questo progetto sono Sociolab, poi lascerò appunto la parola, Ideazione, che sono appunto un'associazione e una società, Operativa. una cooperativa, e poi il coordinamento, i Polti, rappresentato da Massimo Tanzi, che è il terzo, diciamo, sì, elemento, anzi il quarto, insieme all'amministrazione comunale e poi alla Regione.